Nell'anno 2013 sono transitate nei 17 centri 3.105 persone contro le 2.990 del 2012, generando passaggi per un totale di 5.726. Le caratteristiche delle persone incontrate sono 810 cittadini italiani, mentre 2.159 hanno una cittadinanza non italiana. Le donne rappresentano il 67%. In totale le richieste presentate sono 5.152, mentre quelle principali riguardano l'area beni e servizi materiali, nella quale rientrano anche i generi alimentari. Esiste anche qui a Macerata la difficoltà per molte persone di mettere insieme un pasto al giorno. Questa è una difficoltà oggettiva che noi abbiamo riscontrato nelle migliaia di pacchi alimentari che vengono consegnati nella nostra città a chi ha bisogno. Di fronte a questo, fino ad oggi, le parrocchie, la Caritas, il gruppo Vincenziano, il centro di ascolto e di accoglienza di Macerata, lo stesso comune, sono intervenuti in maniera autonoma, ognuno cercando di dare sostegno a chi aveva bisogno, ma in maniera appunto separata. Oggi siamo riusciti a creare una rete. Al progetto Solidarietà in Circolo, nel quale si colloca l'Emporio, partecipano Caritas, Fondazione Vaticano II, gruppi di volontariato vincenziano, ACLI e centro di ascolto e di prima accoglienza e ovviamente il comune. Noi abbiamo già messo come comune a disposizione un immobile per la sede del progetto che è in via Silone 12. Abbiamo dato anche un contributo in denaro per le prime organizzazioni e quindi subito dopo l'estate il progetto è attivo. I dati detti in precedenza sono stati forniti dalla Caritas diocesana, che provvederà agli approvvigionamenti dei beni, formerà i suoi volontari e gestirà l'emporio. Nell'emporio della solidarietà la famiglia, accompagnata, presa in carico e sostenuta, può decidere di cosa ha bisogno in quella settimana all'interno di un budget che verrà definito dalla commissione. La valutazione terrà conto della situazione di debitoria, della situazione di bisogno, della situazione anche di partenza, quali sono le risorse della famiglia, e a seconda di questo si potranno valutare interventi di tipo economico, di tipo di tutoraggio al lavoro, che è quello prevalente, e anche di sostegno con i beni alimentari.